Eccoci qua, come ogni anno, alla fiera di Pordenone, fiera dell'elettronica, 21 aprile 2024, e all'ingresso c'è subito una splendida BMW, la 635 CSI, questa in particolare degli anni 80, e a me fa tanto venire in mente l'ispettore Derrick, bellissima. Una bella Porsche 914 assieme a un Fiat 650 che avevo visto anche l'anno scorso. E adesso entriamo. Ed ecco qui il padiglione numero 1. Perché qui alla fiera dell'elettronica c'è anche una fiera di auto d'epoca. A me piace soprattutto per questo, perché si trova di tutto, stile fiera ex Padova, ora Bologna. Guardate qua subito delle splendide motociclette d'epoca. Questa è una Ducati. Guardate che bel rimorchio pieno di pezzi di ricambio. Riconosco dei motori, credo quello Ducati. C'è un vero ben di Dio. Guardate questa moto perfettamente restaurata, bellissima. E qui c'è questa splendida Benelli. Qui c'è questa splendida Benelli tutta da restaurare, bellissima. Guardate che bel motore. Si vede molto bene l'alberino, probabilmente qui dentro c'è l'alberino che permette il movimento delle valvole. Guardate che colpo d'occhio che c'è. Ducati anni 70 e anni 80. Lì in lontananza vedo una Honda arancione CB500. Splendidi questi fari d'uscellier antinebbia gialli. Che bella questa 600 Desmo. Reparto ciao, i motorini sì, comunque tutto il reparto Piaggio. Questo dovrebbe essere comunque un prima serie. Modellini in quantità industriale, appena comprata. L'ultimo con le belle Burago, 128 polisti a Montreal. Guardate questo Dominator con colore particolare che non avevo mai visto. Aprilia, un colore particolare che, ripeto, non ho mai visto e non so nemmeno se sia originale, spero di sì. Beh, questo ciao è veramente fantastico. Osservate i pedali, stile bicicletta, è proprio una primissima serie, così come anche questo. Qui c'è questa moto che non conosco, dovrebbe essere una Motom, sì, perché vedo che c'è scritto nel carter. Beh, la forcella anteriore con quel bel disco e com'è costruita è davvero spettacolare. La nervatura corre all'interno del parafango ed è una soluzione stilistica davvero molto bella, particolare. È
un motore particolarmente bello anche esteticamente da vedere. Cagiva ala azzurra con il motore che, se non ricordo male, era il Panta Ducati. Se sbaglio qualcuno mi corrigerà. Qui c'è la Bianchi, bicicletta bellissima. Questo è un altro Motom come quello che abbiamo appena visto, mai vista prima. Hot Wheels parata, tanti bei stand di modellini, ancora un venditore, diciamo, di accessori auto, comprese due belle insegne lì al centro. Lì a sinistra guardate che bella quella Montreal in scala almeno 1 a 10. Queste credo siano tutte Lauda Racing, bellissime ma anche costose. Ah, qui c'è lo stand che a me piace tantissimo, diciamo che ha tutti i Deplian, bellissimo. Stand con la strumentazione di vetture. Cerchi Alfa stupendi. E laggiù tutta la gente che vedete stanno facendo delle prove con i simulatori, vedete che realtà. E vedete addirittura con una macchina da Formula 1, incredibile. Che splendido videogioco. Guardate la macchina che si muove, vedete come si piega. Ancora modellini bellissimi a non finire. Qui uno stand bellissimo con le insegne che a me entusiasmano onestamente, mi piacciono tantissimo. Così pure come le lattine di olio, guardate lì questo bellissimo orologio della Fiat. Questo padiglione l'anno scorso, mi ricordo, era pieno di macchine, invece quest'anno è pieno di accessori auto e modellini, bellissimi fari di auto, bellissimo questo catalogo automobili di oggi. Di che anno sarà? Che bello. Guardate che roba, che bello. Ah, sono attaccate, una specie di raccolta di figurine. Oggi, quiz dell'automobile, probabilmente era in regalo con la rivista Oggi, che splendido. Parafanghi 127, 124, Fiat Regata, che belli. Vespe e ciao. Addirittura i fondi della Balilla 508. Guardate i ricambi che ci sono. Lì vedo una chicca, la Renault RE20 da Formula 1 della Heller in scala 1 a 12. Stupenda. Una Stratos bellissima in scala molto grande, almeno 1 a 10, così come anche le Renault 5 turbo, che bella. Però che prezzi, la Renault costava 440 euro. Lì una bella insegna Alfa Romeo. Qua uno stand pieno di libretti uso e manutenzione, qua si trova praticamente credo qualsiasi macchina, enorme.
guardate questa particolare, comunque piacevole da vedere. E che targa Venezia. Mi erano sfuggite queste belle insegne dell'olio Fiat Shell Helix, bellissime, splendide queste lattine VS Abarth. Testata Alpine Renault. Guardate lì quel KTM, guardate che razza di testata e di motore incredibile, che alettatura. No, è incredibile il motore, la testata, guardate, è sempre in proporzione alla mia mano. Qua siamo in che anni? Fine anni 70? 78. 3,40 di cilindrata, la potenza più o meno? Però 48 cavalli, che bolide. Sì, questi sono quelli Sachs che non avevano le molle. Sì, erano già ammortizzatori a gas, diciamo, questi qua. Sì, sì. Ma originali oppure adattamento? No, erano dell'epoca. Ah. In molte moto le mettevano perché funzionavano meglio anche, certo, che là. Qua di serie nasceva con le molle. Con le molle. Sempre con la vaschetta del gas, qui in marzato. Comunque bellissima, grazie. Guardate qua che testata incredibile con i carburatori e i filtri a tromboncino della 124 Sport 1600. Questo, se non sbaglio, era il motore Lampredi. Per me è una scultura, diciamo. Carburatori manuali di officina bellissimi. Adesso entriamo sul secondo capannone, dovrebbero essere tre per le auto, però sono contento che almeno è diversa rispetto all'anno scorso, perché temevo di fare una ripetizione, invece vedo che, insomma, bene o male è diversa, a partire dalla presenza di questa BMW 321 del 39. Si vede dentro il motore. Ce n'è di lavoro per un appassionato. Reparto di auto moderne. Secondo me è una gran bella fiera, senza avere pretese di fare concorrenza a fiere più blasonate, però c'è un po' di tutto, è grande abbastanza per poterci dire da passare una giornata in comodità e merita, diciamo. Stand Citroën con SM smontato, senza porte, si vede bene la meccanica di questa macchina che secondo me è fantastica. Guardate la meccanica pazzesca, secondo me era una meccanica fantastica, pensate che era degli anni 60. Motore Maserati, il reparto sospensioni. Praticamente questa macchina, secondo me, suppliva alle carenze della DS sotto l'aspetto del motore, però mentre era fortissima sotto l'aspetto delle sospensioni, e con l'SM hanno rimediato al vuoto e hanno messo le cose più belle meccaniche che c'erano, le sospensioni idrauliche con un grande motore, diciamo. Vedete, si vede bene, motore Maserati, 6 cilindri a V. Le sfere idrauliche, questo che viene chiamato il congiuntore disgiuntore ed è un serbatoio, un accumulatore ad alta pressione. La pompa dell'LHM, dell'olio idraulico, bellissima. Madonna. Qua c'è una Corvette. Che bella, però è vicino a una Lecornia.
una splendida testa rossa, che capolavoro che era. Tra l'altro vedo che è una prima serie, per me è la seconda Ferrari più bella di sempre. La prima ci metto la 288 GTO dell'84, ma poi c'era questa. Gusti personali ovviamente. Cavoli, lì vedo una scocca incredibile, bellissima. Sembra il modellino della Buragan, 131 Abarth, olio Fiat. Che bella. Piacerebbe sapere se è un Abarth originale o se è invece una copia, quella scritta Mirafiori dietro mi lascia un po' perplesso. In ogni caso, comunque, per me è stupenda, anche se fosse una copia. E un plauso agli organizzatori, ai creatori. Alfa Romeo 4C. Guardate qui, da questo lato, che bella che è. Spettacolare. Qui una bellissima, appunto, prima serie con 66.000 km in vendita. Tra l'altro una ILX, la versione più accessoriata. Guardate qua che bolide, una Sierra prima serie. Ford Sierra prima serie Cosworth. Di Didier Auriol, il pilota, bellissima. Con a fianco questa Manta, questa bella Opel Manta 2000 di cilindrata e del 1983. Guardate qua tutti gli adesivi delle varie competizioni a cui ha partecipato. Anche questa è una grande macchina. Qui c'è una Escort RS Cosworth con a fianco una bellissima XR3, che proprio l'altra sera ho visto su Affari a quattro ruote che ne restauravano una. E lì una bella e rara Fiat Tipo 16 valvole, la 2000. Uno stand di belle moto, una bella BMW con una elaborazione e una eccezionale CB4 350 Honda, 4 cilindri ovviamente, se no non sarebbe CB4. Per me le Honda, come le Suzuki di quegli anni, come anche le Yamaha, sono eccezionali, cioè tutte le moto giapponesi anni 70. Guardate la Panda Sisley con sopra la canoa, come la pubblicità dell'epoca, se non ricordo male, bellissima. Ce l'aveva anche il papà di un mio amico. Sì, ricordavo bene, guardate, questa era la pubblicità dell'epoca. Stupenda e bellissima idea. Altra incredibile, bellissima testa rossa, ce ne sono ben due qui vicino alla 4C. Per me, lo ripeto, macchina straordinaria, uscita da Pininfarina. E qui quel bellissimo cuneo che è la Giulietta. Avevo 14 anni quando salì su una 1008 come passeggero e il proprietario fece subito un traverso in seconda. Madonna, che ricordi, che emozioni. Questa è una bellissima 2000 con targhe d'epoca.
Guardiamo anche un attimo l'interno per vedere, visto che è aperta. Guardate, seconda serie con la plancia, il quadro porta strumenti completamente diverso, comunque bella all'inverosimile. La 75, probabilmente 3000 V6. Qui c'è il cofano aperto di un Alfa, andiamo subito a guardare. Quel bellissimo bialbero Alfa Romeo, che splendore, che tecnica che abbiamo perso. Era il motore di questa meravigliosa 1750. Qui sempre questa emozionante linea della 75 3000 V6. Proviamo ad andare a vedere dentro. È un po' troppo buio per riprendere. Qui c'è comunque un'altra auto un po' forse non apprezzatissima, però una grande Alfa 156 col motore 3002 V6. Non mi ricordo mai se è il busso o se è il basso, diciamo, scusate, ma bellissimo. Che poi è ovviamente lo stesso motore maggiorato della 75. Fiat 508 Balilla 998 cc del 1935. E qui c'è questa incredibile Fiat Coupé. Dico incredibile perché adesso vi faccio vedere, tenetevi, c'è scritto 600 km. Rimanenza di magazzino mai restaurata. Beh, bisogna dire che comunque ci credo, perché ci sono quei particolari che lo rilevano e che, diciamo, la macchina non ha ancora questo grande valore per poter giustificare un restauro così certosino, quindi secondo me la macchina effettivamente ha questi chilometri. Per esempio, guardate qua, tutto perfetto, tutte le tubazioni. Solo questa fascetta mi sembra non originale, almeno di quelle che ho visto fino adesso, ma ci sta perché siamo vicini al filtro dell'aria. Per il resto, per quel che posso giudicare così all'inizio, mi sembra proprio originale. Le altre invece sono tutte originali, ed è una 2000 turbo. Peccato per il colore, che non è bellissimo, però è una grande macchina, però ha degli interni eccezionali, bellissimi. Che bella che è! Lancia Flavia, da me mai non amata, diciamo, non è una macchina che mi entusiasma, però sicuramente auto di grande qualità. Beh, dentro devo dire che è estremamente elegante, come tutte le Lancia. Qui c'è questa Hot Rod. Guardate la leva del cambio. Una bella Ford con il motore aperto. Il Duratec Ford. Subaru. Con il suo bellissimo boxer. Mitsubishi Turbo. Ma lì c'è il frigo dello scorso anno Fiat. Ma prima riprendo questa X19.
Anche questa è una macchina che per me non è mai stata, non mi è mai piaciuta tantissimo. Però dietro è bello. Eccolo qua, il mitico frigo Fiat dell'anno scorso. C'è un cofano posteriore aperto qui sulla Citroen DS, così lo vediamo anche nella sua imponenza. Che grande! Riprendiamo anche la Maserati Ghibli, motore V6 2008 di cilindrata. Beh, interni opulenti come in tutte le Maserati, peccato per il cambio automatico. Qui c'è anche una biturbo, per conto mio già più bella, o comunque la tipica macchina anni 80, bella, bella. Mercedes, pagodino, bellissimo. Non mi piace con queste finiture legno, ma comunque è bella. Stavo perdendo questo capolavoro, una i30 M3. A detta di molti una delle migliori M3 mai prodotte. A detta di molti, non è che lo vengono a dire a me, cose che sento in televisione. Però lo sguardo è straordinario. È aperta, mi permetto di aprire solo per andare a vederla. Guardate. Passiamo l'ultimo capannone. Anzi, siccome vedo che il filmato arriva a lungo, chiudo qui la prima parte e vi do appuntamento alla seconda. Ciao a tutti dallo Stego.